Andrea Tosatto, psicologo con una laurea anche in filosofia, è scrittore. Scrive e dice cose che gli altri non hanno mai osato dire. Ironico, pungente, feroce, dissacrante, mai banale e sempre divertente. Fa del politicamente scorretto la sua bandiera. Per la prima volta a Pistoia, alla Galleria Vittorio Emanuele, a presentare i suoi 3 libri, dei quali l'ultimo scritto Torna libero in 3 mosse. Quali sono queste 3 mosse? Le 3 mosse sono dubita, informati e diventa consapevole, perché a mio avviso nel momento in cui una persona si informa in maniera più esaustiva che può, partendo dal dubbio, quindi mettendo in discussione ciò che gli viene detto da chiunque, non pretendo nemmeno quando io racconto le cose che le persone si fidino di me, nel senso che il dubbio deve essere un imperativo categorico, quindi dubitare di tutto, partendo dal dubbio informarsi in maniera autonoma, purtroppo, perché spesso le risposte da chi dovrebbe darcele non arrivano e quindi le persone sono costrette a fare ricerche individuali, e poi a partire da queste informazioni che comunque, grattando un po' sotto la superficie, sono reperibili, giungere a una nuova consapevolezza che magari può essere anche diversa per ognuna di noi, però comunque una consapevolezza informata. The Rockefeller Horror Picture Show è un libro che va un pochino a sfrugugliare alle radici del problema che ha portato al pervertimento della scienza medica e di cui poi abbiamo visto gli effetti durante la pandemia, no? Moltissimi medici che hanno rinunciato al giuramento di Ippocrate, rinunciando di fatto a curare i propri pazienti e aderendo ai consigli del ministro Speranza, che raccomandava tachipirina e vigile attesa. L'altro sul Covid? Dietro le quinte del Covid, alla luce della testimonianza appunto di questa attivista che è trascritta integralmente nel mio libro, vado un po' a guardare dietro alle quinte, vedere un po' chi sta lavorando approfittando di questo meraviglioso cartonato che era il Covid, chi sono quelli che stanno lavorando e che cosa vogliono ottenere. Essere definito un personaggio scomodo? Ma penso che sia forse l'epiteto migliore che mi è stato riferito, perché personaggio scomodo, insomma, mi hanno detto pericoloso, ignorante, cialtrone, folle, praticamente mi hanno descritto un po' come il nuovo Pacciani, quindi direi che personaggio scomodo è quasi un complimento.